Buonasera raga, benvenuto un'altra volta nel mio canale di Giuseppe Formica Fai da Te. Oggi voglio presentare un nuovo progetto che potrebbe essere utile per molte persone, oppure per qualsiasi cosa che voi ne avete necessità, oppure non arrivate in quel tipo di spazio. Ovviamente si chiama manico per raschietto, oggi ciò sono quei raschietti piccoli di questa misura su per giù. Ora andiamo a vedere direttamente il progetto e ci vediamo ai saluti finali. Eccoci qua, andiamo a vedere il progetto del manico per il raschietto, andiamo a vedere il progetto nel suo contesto e vi spiego come è stato realizzato e come è fatto. È molto semplice da realizzare e è molto più facile di quello per dirsi che a farsi. Andiamo a vedere il suo contesto, del suo bellissimo del progetto. Eccolo qua. Questo qui è il manico per raschietto. Questo qui è un semplice raschietto per pulire vernici o togliere robe varie, che è un piccolo raschietto. Non sapevo come mi serviva un pezzetto e mi è venuto l'idea di prendere queste due staffe lunghe più una L, più una staffa piccola, una staffa media, un'altra staffa media e un'altra staffa L con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bulloni da 4 mm di cui ne ho messo uno, un bullone e uno a farfalletta qua e uno a farfalletta qua. In tutto sono due a farfalletta e 1, 2, 3, 4, 5 sono stati realizzati, sono stati messi normali bulloni. Serve per tenere, così potete raschiare in tutte le posizioni che volete, potete anche tenerlo da sopra, da sotto, potete raschiare come voi vi potete più sbizzarrire. Anzi, posso anche dirvi una cosa, che qua c'è la farfalletta che potete anche girarla in verticale per venire meglio nel momento del raschio, oppure potete mettere al contrario, come volete voi, con la tipo di farfalletta che... Questo qui è il manico per raschietto, come vedete, semplice da fare e da realizzare. Andiamo direttamente ai saluti finali, passiamo direttamente ai saluti finali di Giuseppe Formica Fai da Te. Ci vediamo alla prossima. Se ovviamente il manico per il raschietto, ovviamente se vi piace, ovviamente un mi piace è sempre gradito, ovviamente i miei siti dei miei social network ovviamente li trovate sempre nella descrizione, ovviamente se volete commentare avete sempre riservata la barra, sempre riservata per i commenti, sempre sotto nella descrizione, ovviamente da Giuseppe Formica Fai da Te è tutto, ci vediamo al prossimo video e al prossimo progetto, ciao!